Mi inchino deferente agli ordini di vostra santità e sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Sì. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, santità? Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo. Ma non è stato per niente uno scherzo, eminenza. Come? Fa suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa, non è uno scherzo? Che se fosse morto io? No, santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della santità vostra. Ah, e chi sarebbe? È morta la giustizia. Marchese, non ricominciate con le vostre amenità. Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio, ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardie, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, periti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io, ricco e cristiano. Comunque, santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, del conte Unter von Kuyper, comandante della Guardia Svizzera, e dell'abate di Santa Maria la Minerva, don Pierluccio. E basta! E a voglia, troppi ce ne so. Tu mi stai decimando tutto il Sacro Collegio e buona parte della Guardia Nobile. Ricordati, figliolo, che la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro. Lo so, santità, giustizia dell'altro mondo. Proprio così, figliolo. E poiché noi purtroppo siamo di questo mondo, ti condanniamo ugualmente a 30 giorni di fortezza. 10 giorni per aver mancato di rispetto alla persona del pontefice, dandolo per morto del che facciamo i dovuti scongiuri. Altri 10 giorni per esserti preso gioco della giustizia di questo nostro regno, facendo condannare un povero innocente. No, e quello l'ho risarcito, santità, voglia. Gli ho pagato 3 volte il suo credito. In più gli ho regalato un terreno fuori Porta San Sebastiano. Avesse visto la faccia di Aronne Piperno, non stava più in sé dalla gioia. E vabbè, e quindi te li togliamo. E ti diamo un solo giorno. Grazie. Uno per ogni cardinale, per ogni principe, per ogni funzionario da te indotto in corruzione. Quanti sono? Chi, Corotti? Sì, quanti so? Beh, una ventina. E allora i conti tornano. Sono sempre 30 giorni. Questo è il verdetto emesso dal pontefice Pio VII in qualità di capo del governo pontificio. Come va con quel restauro? Facciamo del nostro meglio, santità. Continuate pure. Ma Onofrio. Sì, santità. Come papa e come capo della Chiesa di Cristo misericordioso, commuto seduta stante, i 30 giorni di fortezza, in 30 pater, ave e gloria, da dirsi 30 volte per 30 giorni consecutivi. Ecco, allora me andrà in fortezza. A patto che tu faccia ammenda e promessa solenne di smetterla con queste tue carnevalate. Sia tranquillo, santità. Sei tranquillo.